Essere impreparati, secondo me, non è una definizione diciamo che coglie in pieno quello che è accaduto. Diciamo che si era disabituati a vivere con l'idea del tasso di interesse e con l'idea dell'inflazione, per cui tutti i comportamenti di vita, sia anche poi nelle scelte dell'impresa, ma anche nelle scelte di consumo, erano sicuramente più rilassate. Secondo me il fenomeno che è stato in qualche modo sottolineato dalla Fabi, quello che abbiamo visto sui depositi, poi bisogna capire quanto sono investimenti verso forme più redditizie, quanto sono risparmi che vengono intaccati, però sicuramente la gente, ad esempio, ha continuato a mantenere un tenore di vita senza rendersi conto che di lì a poco il film sarebbe Può completamente cambiare. cambiato, e penso che questo un po' abbia in qualche modo toccato anche il mondo delle imprese, anche se io mi piace continuare a dirlo perché molti si sono dimenticati di quello che è successo nel 2020, e cioè che per tenere in piedi il sistema e garantirgli la liquidità, lo Stato ha messo in campo delle garanzie pubbliche. Sono stati garantiti prestiti alle imprese, soprattutto anche alle Certo. famiglie, per miliardi e miliardi di euro. Sono prestiti con tassi di interesse molto contenuti tuttora, insomma, per la garanzia, soprattutto chi si è impegnato al fisso. Quindi, secondo me, questa situazione di difficoltà, come per tante cose che stanno accadendo in questa fase, è a macchia di leopardo, cioè non colpisce tutti allo stesso modo e alcuni settori ancora beneficiano in parte di questi supporti. È chiaro che tutto dipenderà da quanto questa situazione che stiamo vivendo si protrae, cioè quanto effettivamente questa recessione è un fenomeno di lungo periodo che andrà avanti mesi. Secondo me viviamo in un'epoca storica in cui è estremamente difficile prevedere quello che accade, le famose serie storiche non funzionano Non ci più servono a perché niente. servono i famosi modelli forward looking. In mezzo a questo c'è tutto quello che è legato all'imprevedibilità e alla violenza dei rischi dei cambiamenti climatici, no? Come l'Emilia-Romagna in parte ci insegna, perché in parte sono bombe d'acqua, in parte è il comportamento degli uomini.